Eccoci qua con la seconda parte del video, diciamo, di Overdress, riassuntivo di quello che è successo questa settimana. Come ho detto, già martedì faccio due parti perché abbiamo tanto da parlare anche per gli spoiler settimanali. Soprattutto perché, adesso come andremo a vedere, grazie ad alcune cose che sono state, noi abbiamo ufficialmente la lista completa, o almeno al 99,999%, di cosa sarà contenuto e di cosa faranno le carte contenute in tutti i trial deck. Quindi questo video sarà un po' particolare perché non andremo a vedere le singole carte spoilerate, ma andremo a fare una sorta, non di ninco di recap, ma comunque vedere nazione per nazione cosa ci manca da analizzare, cioè che non abbiamo già analizzato. Quindi partiamo da Dragon Empire. Dragon Empire, il mazzo di Yu Yu Kondo, e di per sé non ci manca nulla. Cioè, l'unica cosa di per sé che non è ancora stata spoilerata sono i trigger. Trigger che, come sapete, come avete visto in questi video qua, c'era sempre la cosa del che bello sono trigger con effetto, eccetera. Purtroppo, grazie a un trailer che ne parleremo dopo, si sono visti ufficialmente dei trigger e si è ben capito che il testo sotto non è altro che un remind text, ovvero spiega ogni singolo trigger cosa fa. Quindi il critical trigger, scegli un'unità e dagli più un critico, e scegli un'unità e dai più 10.000. La pescata dai più 10.000 unità e pesca 1, eccetera. Cioè, questo è quello che fanno i trigger. Quindi non abbiamo questi trigger con effetto, come avevamo sempre annunciato, sempre detto. Purtroppo non sono altro che trigger con remind text. Quindi Dragon Empire non ci manca nulla, perché, ok, mancherebbe anche lo starter, ma ormai è praticamente certo che tutti gli starter, almeno quelli del trial deck, abbiano l'effetto comune del quando raido per secondo, quindi sono il secondo giocatore ad andare, pesco una carta. Quindi una versione di quelli di V un po' cambiata, che non fanno pescare il primo, fanno pescare solo il secondo giocatore. Andiamo avanti, Dark State. Dark State ci mancavano ufficialmente, sempre senza contare trigger eccetera, tre carte, e una di quale abbiamo proprio lo spoiler ufficiale, che è Steam Gunner Brody. Steam Gunner Brody ha l'effetto: quando questa unità viene messa, put in nel cerchio del guardiano, counter blast 1, questa unità prende più 5.000 di scudo. Perché sono andato a enfatizzare molto sul put, non è place, non è move, quindi di per sé funziona sia se intercetto sia se la gioco dalla mano, posso pagare l'effetto e prendere più 5.000 di scudo. Bisognerà vedere se quando uscirà ufficialmente Overdress specificheranno bene se put significa dalla mano, significa solo intercetto, eccetera, vediamo. Però per adesso vuol dire che in qualunque modo che io vada a metterla nel cerchio del guardiano, counterblast 1 e prende shield più 5. Questa carta qui, ora, in questo momento, non è per niente male. Perché un 5.000 di scudo su una carta che di per sé gioca un counterblast, ma l'unica altra carta che gioca counterblast nel mazzo è anche l'altra in Art Gear Chronicle, quindi il grado 3, questo mazzo non usa per ora, da quello che si è visto, contrattacchi. Quindi uno scudo 10.000 in queste prime fasi del gioco non è per nulla male. Sarà naturalmente la carta che verrà sostituita forse per prima, per seconda in realtà, dei gradi 2, quando cominceremo a vedere le carte dell'espansione, o comunque quando avanzerà il gioco. Però per l'inizio, per le prime fasi del gioco, è una carta davvero utile. Poi perché, cioè, vi ricordate che prima ho parlato di un trailer? Ovviamente sono cominciati a uscire i trailer dei primi tre mazzi in giapponese. Ovviamente parliamo solo di Dark State, Dragon Empire e Cater Sanctuary, perché gli altri due escono dopo. Invece questi tre escono il 25 marzo in Giappone. E su questo trailer, guardandolo, analizzandolo molto lentamente, molta calma, frame per frame, sono riuscito a vedere le carte mancanti dei trailer dell'espansione. Quindi possiamo vedere
la PG, l'art della PG, Psych Prima Miranda, PG classica generale come quella di Dragon Empire, quando la giochi scatta una carta e previene attacco, PG normalissima, e si riesce a vedere per una frazione di secondo molto piccola Ice Ein Eiser, ovvero il G2 mancante, che possiamo vedere è un vanilla 10.000. La prima cosa che vi verrà da dire a tutti è: ma anche Bruce è senza effetto, quindi non è detto che sia un vanilla 10.000, perché come non lo ha Bruce potrebbe non averlo lui. Sì, ma no, perché se andiamo a vedere le altre carte che vengono in questa scena rapida, vi lascio comunque il trailer in descrizione se volete vedervelo frame per frame, perché dura veramente 25 secondi e per scegliere le carte dovete veramente rallentarlo al massimo. Comunque, se andiamo a vedere frame per frame questo trailer, si vede che le altre carte, oltre ai tre boss monster, hanno l'effetto. Quindi, molto probabilmente, Eiser sarà un vanilla 10.000. Vanilla 10.000 che ci permetterà di fare un altro discorso più avanti, e ne parleremo dopo. Andiamo avanti, Cathar Sanctuary. Cathar Sanctuary, mancavano giusto poche carte, e tra trailer e, come dire, reveal, le abbiamo viste tutte. Prima di tutto guardiamo Platinum Wolf. Platinum Wolf, grado 1, 8.000, Act Soul Blast 2, più 5.000. In Act, quindi possiamo attivarlo anche più volte nel turno e prima che vada ad attaccare. Allora, non è per nulla male di per sé. Sto mazzo non usa anima, quindi di per sé possiamo usarla tutta per Platinum Wolf. Anzi, abbiamo il G3 che abbiamo già visto che carichiamo, quindi abbiamo uno scopo poi per il G3 dopo che è finito in anima, per prendere 5.000. Non è male, abbiamo capito ormai che Keter è un mazzo beat up, quindi è più forte di quello che sembra alla fine, perché se tutto il mazzo sta concentrando sul fatto di faccio colonne grosse che picchiano forte e ne posso risvegliare una, di per sé non è poi così schifissimo come si possa pensare, perché se riesco sempre a raggiungere il 28.000 di colonna che riesco e quindi obbligare il mio avversario a parare sempre con 20.000 di scudo, non è che faccia poi così schifo sto mazzo. Poi soprattutto riesco a fare sempre 4 attacchi, mi sta bene. Quindi dare questi 5.000 in più a Platinum Wolf ci permette di fare due cose: uno, avere il supporto che forse ci fa superare questa soglia dei 28, se non addirittura le soglie successive, e quindi obbligarlo a 25.000 di scudo, ma soprattutto con un Soul Blast 1, 8.000 più 5 fa 13, riesce a colpire se per caso non siamo riusciti a fare un campo grosso, colpisce tutti i gradi 3. Nel per caso del turno finale, non so se è stato spaccato roba, abbiamo un G1 e comunque può picchiare qualunque cosa. Quindi non è una carta fortissima, eccellente, però nel mazzo di per sé, questo è un mazzo che le carte di per sé, se le guardi singolarmente, se però le guardi nell'insieme, il mazzo già prende più senso e forma. Tutto questo discorso vale tranne per il l'order The Hour of Holy Jumpen Come True, ma non perché è debole, l'opposto, perché a prescindere come carta è già fortissima, è già da usare obbligatoriamente. Gorder di grado 3, quindi funziona con Bastion, specifichiamolo, quindi se attiviamo Bastion possiamo, cioè se giriamo lui possiamo stappare qualcosa grazie a Bastion. Counter Blast 2, peschiamo due carte e diamo più 5.000 all'unità. Già solo Counter Blast 2, pesco 2 in un mazzo che Counter Blast non li usa tranne per dare più 5.000 al Vanguard, è praticamente un pesco 2 senza dover colpire, senza dover scartare carte, cioè in realtà scartiamo una perché giochiamo di per sé l'order, senza dover fare niente, senza nessun costo aggiuntivo, noi peschiamo due carte in Vanguard. La cosa è già forte, già di per sé. Poi diamo più 5.000, ok, è sempre buono perché questo mazzo qua 5.000 ci permette di superare scogli di scudo, eccetera. Però già solo, se fosse stato già solo Counter Blast 2, pesca 2, sarebbe stato fortissimo. Più 5.000 è un surplus in più, non necessario, forte, efficace, ma anche se non ci fosse stato, la carta sarebbe stata fortissima per conto suo. Poi nel trailer, anche qui, si vede Shadowbone Archer Lisana, e per la gioia, la tristezza di tutti, è un giallone 8.000, quindi
un altro mazzo con un giallone. E si vede per una frazione di secondo, non sto neanche a vedere l'immagine perché è difficile, la PG. Quindi si potrebbe vedere l'art, ma non si vede. Quindi non sto neanche a mettervela. Quindi, Dragon Empire ha un giallone 8000. Dark State ha un giallone di grado 2 a 10.000. Keter Sanctuary ha un giallone da 8.000. A sto punto tiriamo via la cosa del il giallone da 8.000 potrebbe essere l'overdress di una carta di espansione. No, a sto punto il giallone da 8.000 o giallone comunque ce n'è uno in ogni mazzo. Mettiamola così e quindi siamo più che tranquilli. Andiamo quindi a Stoichea. A Stoichea hanno dato due carte principali, proprio rivelate, e una è Bushi si è ricordato di aver fatto un tipo di carta e alleluia ce ne dà visione. Call of the Beast, Blitz Order, quindi è un tipologia di order che possiamo giocare solo nella guard step del nostro avversario, cioè quando noi dobbiamo parare, cioè la guard step durante il turno del nostro avversario. E cosa fa? Scegli una tua unità e le dai più 5.000. Se hai 3 retro in becco, prende più 15.000 anziché 5.000. Quindi di per sé o è uno scudo normale o è uno scudo tipo innesco da 15.000. Forte, perché stiamo parlando di un mazzo che tendenzialmente vuole andare a lasciare, cioè giocare tutte le carte che ha in mano per poter fare i suoi attacchi multipli, eccetera. Quindi una carta, tra virgolette, si va a trasformare in un 15.000 di scudo. Qua capite il discorso che vi facevo l'altra volta del per fortuna Zolga funziona solo con i normal order, perché se funzionava con gli order in generale vuol dire che noi potevamo giocare Call of the Beast, andare a Arcamechiarla, non so come chiamarla, fare Arcamagic comunque con il G3, l'altro order G3, dar più 10.000 alla front e vuol dire tu non mi colpisci più fino alla fine del turno, detta stretta. Ma per fortuna sono riusciti a, hanno messo lo normal order. Comunque finalmente abbiamo un Blitz Order, non avevamo ancora, cioè li avevano annunciati con gli order durante il periodo che è uscite le prime carte di G versione V, chiamiamola così, però a parte il Quick Shield non ne avevamo mai visti e il Quick Shield è un order per modo di dire. Quindi finalmente abbiamo un Blitz Order ufficiale da mazzo, sì, da tenere nel mazzo. E poi Looting Petal Stomalia. Act, retroguardia, una volta per turno, costo counterblast, soul blast 1, questa unità prende boost e power più 5.000. Allora, andiamo a separare le due cose di questo effetto qui. Prende boost e più 5.000. Questa cosa qua è già buona. Due motivi. È un 5.000 nel momento in cui dovremo attaccare dalla backrow, quindi tra virgolette con l'effetto di Magnolia prende più 10, tra virgolette diventando un 20 e quindi ci permette un po' di più aggressività, tra virgolette, perché comunque basta un innesco per farmarci gli attacchi. E boost, altra cosa comoda, perché non è sempre detto che riusciamo a dare l'attacco dalla backrow grazie a Magnolia a tutta la nostra backrow. Nel caso non riusciamo a farlo, a boost, quindi riusciamo a creare una colonna più aggressiva anziché averci giocato dietro Stomalia per fare il turno prima, che invece abbiamo attaccato con tutto, e poi vedere Stomalia che sta lì a girarsi i pollici finché non riusciamo di nuovo a fare Persona Ride. Però qual è il lato negativo? Un altro Soul Blast. Per adesso tutte le carte di Stoichea che fanno qualcosa lo fanno attraverso un Soul Blast e non abbiamo ancora visto nulla che carichi anima. Quindi questo mazzo qua bello, sembra forte e tutto, però spreca così tanta anima per poter fare le cose che non è detto che riesca a ricaricarla. E non saprei che altro dire. Come dicevo, mancano altre due carte. La PG, che vabbè, è la, non abbiamo l'art, ma è la classica PG. E poi manca il G2 Mega Colonia, chiamiamola così. G1, G2, non mi ricordo, mi sembra G2. E ragazzi, giallone a Keter, giallone a Dragon Empire, giallone a Dark State, giallone a Stoichea. È probabile, non è detto, però al 99,9999% sarà un giallone. E quindi anche per Stoichea abbiamo finito l'analisi di tutte le carte. Ultimo mazzo a nostra disposizione, Brant Gate.
Brent Gate appena arrivato e ci hanno spoilerato subito a bomba tre carte, perché ovviamente mancavano tre carte, cioè ci hanno fatto tre carte con l'effetto. E poi abbiamo anche qui molto probabilmente il giallone visto in Juelion, quindi il G1 che manca alla lista, diciamo, molto probabilmente sarà anche quello il giallone G1. Alert Guard Gunner: quando questa unità, l'attacco di questa unità in retro colpisce Vanguard, scegliamo due retro del nostro avversario e gliele andiamo a imprigionare. Allora, cosa dire di questa carta qua? È buona, ma non buonissima, diciamola così. Perché? Effetto Nit per andare a imprigionare due retro. Allora, vediamo il perché non è buonissima. Effetto Nit. Quindi, lato negativo deve colpire, quindi il nostro avversario non ce la farà mai passare, che è di per sé un suo lato positivo, perché mette pressione e il nostro avversario non vorrà mai farci passare per poi perdere altre due retro, dover pagare altre risorse per riaverla indietro. Però c'è un piccolo dettaglio. Tendenzialmente, se il nostro avversario non è stupido o noi non stiamo giocando male, è raro che gli lasciamo il campo con delle retro da imprigionare nel caso questa dovesse colpire. O possiamo proprio farlo per rischiare di colpire, sperare che non ci lasci passare, in modo da non sprecare il contrattacco per attivare Seraph No. Oppure noi attacchiamo, va anche a colpire, però non abbiamo nulla da imprigionargli se non poca roba. Quindi voglio un attimo vederla quando avrò il mazzo sotto mano, a capire quanto spreca di contrattacchi, eccetera, per capire se sarà buona o meno. Per adesso è un enorme sni. Vediamo più avanti. Atomic Caution. Atomic Caution continua retro e cerchio del guardiano. Quando questa unità, cioè se il nostro avversario ha una carta imprigionata, questa unità prende più 2000 di forza e più 5000 di scudo. Quindi è un 10.000 di scudo o un 10.000 di supporto attacco. Come ho già detto per Steam Gunner Brody, 10.000 di scudo ora, in queste prime fasi del gioco, non sono poi così da buttare. È facile attivarla perché tendenzialmente andremo sempre a imprigionare molte robe al nostro avversario, quindi è sempre detto che abbia una carta imprigionata, o se no, buon per noi, per non farci avere questi 10.000 di scudo, deve pagare su risorse, quindi a noi ci va bene. Però anche questa sarà da testare in partita, vedere quanto sarà facile avere tanta roba imprigionata, almeno una carta imprigionata al nostro avversario. Sarà, come ho detto, anche da come vedremo come giocheranno la gente contro Brandgate, eccetera. Voglio averlo sotto mano per dirvi carta schifo, carta da buttare, carta a tenere. C'è da dire che è una delle triple rare stampate del Festival Collection, che sinceramente io preferivo quella che vedremo ora, che per me è una delle più forti, tra virgolette, di supporto che abbiamo per ora, ovvero il Security Patroller. Quando questa unità viene piazzata in retro, Soul Blast 1 e imprigioniamo il nostro avversario. Questa carta qui sembra stupida, ma in realtà penso sia una delle carte più utili di supporto che abbia Brandgate. Perché? Quando viene piazzata in retro, quindi non deve colpire, non devo pagare contrattacchi, non devo redarle in vanguard, solo la piazza in retro. Un attacco dell'anima, finalmente vediamo un po' di utilizzare quell'anima che ci carica la prigione, cioè che ci fa Soul Charge 3, per andare a imprigionare una. È comoda perché ci permette di, nel turno di Seraph No, Counter Blast 1, imprigioniamo due e poi lei sul Blast 1 e imprigioniamo un'altra, abbiamo le tre, senza dover giocare due Seraph No, colpire con Alert Guard Gunner o eccetera per averle tre. Ma soprattutto, in un eventuale Mirror Match, è una carta che se il nostro avversario ci imprigiona, gli ringraziamo solo, perché vuol dire lui ce la imprigiona, noi andiamo nel nostro turno a richiamarla per andare a imprigionare una sua. E quindi si va a creare un gioco di intenti di imprigiono a te, tu imprigioni a me. E il nostro avversario non vorrà quindi mai imprigionarcela, ma sarà la prima carta che lo obbligheremo a imprigionarci, se per caso in un Mirror Match. E quindi per me è per ora la carta migliore di supporto, ripetiamo, non principale, che ha questo mazzo. Poi anche qui abbiamo detto Juelion sarà molto probabilmente al 99,999 un giallone di 1, e poi manca l'APG, che anche qui non abbiamo ancora l'art. Quindi abbiamo finito le carte di trial, i trial, quindi sappiamo tutte le carte che avranno.
andiamo a vedere, perché ovviamente hanno finito i trial, hanno cominciato a spoilerare i booster. Andiamo per prima di tutto allo spoiler di oggi, quindi di venerdì. Drag Greater Arvalis. Quando questa unità viene chiamata in retro, al costo di un contrattacco e un attacco dell'anima, scegliamo una retro di grado 2 o inferiore o superiore, scusate, al nostro avversario e gliele spacchiamo. Praticamente è Berserk Dragon, il primissimo, trasformato con due contrattacchi, oppure il Berserk Dragon DV con lo stesso costo, però che ritira 2 o superiore. Ha lo stesso, praticamente, funzionalità utilità di Drago Berserk. Quando è una buona carta, una delle prime carte, non è neanche di questa grande rarità, voglio vedere il resto che esce di questo mazzo, ma non è né brutta né orribile, è carina, niente perché. Drag Greater Zafar, invece, quando l'unità intercetta Soul Blast 1 e è un intercetto da 10.000, qua già la vedo meno usata, meno congeniale, tra virgolette, perché deve intercettare, non è un put come tutte le altre che abbiamo visto prima, che quindi la gioco e pago l'effetto. Qua attacco dell'anima, che comunque non mi ricordo, no, la usa Avairina, che la usa parecchio l'anima, quindi dover sprecare un'anima per lui per dargli 10.000 di scudo, ok, come ho detto in queste prime fasi 10.000 di scudo non sono schifo, però è troppo limitante. Questa mi sa che non, a meno che non escano carte orribili, non penso che l'avremo giocata nei mazzi. Detto questo, andiamo a vedere un'altra leggera chicchetta che è uscita in questi giorni qui. Allora, si è aperto il merchandising ulteriore di Overdress, cioè dopo aver visto la doppietta trial sleeves che avevamo già visto, sono aperti altri sleeves e altri, cioè più che altro altre sleeves. Qua potete vedere l'immagine di una delle sleeves in, diciamo, in nuovo arrivo, ovvero il robottone di Dragon Empire che sarà da copertina del box insieme a Yu Yu Kondo. Cosa però ci ha potuto fare vedere questo? Vi sto lasciando adesso l'immagine di Amiami. Ovviamente una sleeves quando esce ha anche il nome stesso della sleeves, e quindi cosa possiamo vedere? Voi la vedete di qua, se non mi sbaglio. Abbiamo il nome Vairina Valiente, o Valiente, è stato tradotto con Valiente in inglese. Quindi sappiamo adesso che il robottone, cioè, era già scontato, ma ora lo abbiamo come nome ufficiale. Sappiamo che si chiamerà anche, cioè, sarà anche lui un Vairina. Allora, per adesso non ha enormi implicazioni dal punto di vista di gioco, perché anche la Sunburst Evolution devo un attimo rivedere, vedere cosa dicono quelli di Bushi, ma non penso che ti permetta di andare a prendere anche questo Vairina. Può permetterti solo una carta che si chiama Vairina, non che ha Vairina nel nome, quindi solo il G2. Di questa carta comunque sappiamo solo il nome, non sappiamo grado, effetto, né nulla, abbiamo solo il nome, come vi ho appena detto. E niente, siamo in attesa, tanto adesso cominceranno a spoilerare principalmente, anzi sicuramente solo le carte dell'espansione. Speriamo di vedere presto una tripla, un'altra tripla o le Vairina, eccetera. Con questo concludiamo il video di Overdress. Per Overdress vi aspetto sicuramente mercoledì per la nuova parte. Per Vanguard Italia mi sa che già domani uscirà un altro video. Quindi con questo vi saluto e ci vediamo a un prossimo video.